Già noi tempo addietro avevamo chiesto aiuto e supporto alla Prefettura, devo dire che anche la Regione Calabria per tramite del Presidente Occhiuto ha sollecitato anche questa riunione, il Prefetto è stato ben disponibile a metterlo come punto all'ordine del giorno, quindi si è deciso di fare di chiedere noi il supporto alla Prefettura e la Prefettura di darcelo rispetto al monitoraggio di questi fondi e a tutte le procedure che porteranno alle ditte che parteciperanno a bando all'assegnazione di queste risorse. Quindi intervenire in maniera preventiva, perché spesso così è successo anche nella nostra città. I fondi messi a bando, comunque bandi di gara, le ditte che vincevano il bando hanno cominciato il lavoro dopo un tot di periodo di tempo, o hanno avuto un'interdittiva o comunque sono fallite, a noi è rimasto lo scheletro e non si è proseguito.